Qui Radio Jeans, redazione dell'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Ciao a tutti, sono Beatrice. Oggi mi trovo alla Biblioteca Universitaria di Genova, più precisamente in un'aula gentilmente messa a disposizione per un laboratorio molto interessante. Laboratorio intitolato Uomini in un mare di guai, e direi che questo potrebbe anche essere il titolo del nostro contributo. Sentite voci in lontananza? Sì? L'aula in effetti è affollata perché il laboratorio è già in piena attività. Sono presenti ragazzi e ragazze dell'Istituto Pertini di Genova, con la loro insegnante la professoressa Silvia San Martino, la professoressa Sandra Garaventa dell'Istituto Primo Levi, responsabile e tutor nella redazione di Radio Jeans di Borgo Fornari. Ma ecco qui chi fa gli onori di casa, la dottoressa Oriana Cartareggia, responsabile dei servizi online e dei servizi educativi della Biblioteca Universitaria di Genova. Buongiorno, dottoressa. Non c'è nessuno meglio di lei che può spiegarci in che cosa consiste questo laboratorio. Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, quest'anno il laboratorio Donna Milarde per farne parte, invece di proseguire sul filone che avevamo iniziato l'anno scorso, che prendeva in esame il patrimonio artistico, che in particolare era il patrimonio della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, un istituto del nostro ministero, qui sul territorio, col quale la Biblioteca Universitaria di Genova ha avuto sempre dei lavori di collaborazione. E però nel frattempo, quest'anno, la sottoscritta ha partecipato a un corso, sì, un corso, anche chi insegna o che fa da tutor deve sempre aggiornarsi. Quindi abbiamo ospitato qui in biblioteca un corso organizzato dalla rivista Andersen e dal coordinamento delle associazioni per la promozione e educazione alla lettura. Era in un progetto del Centro per il Libro e la Lettura del nostro ministero e si intitolava Educare alla Lettura, appunto, corsi di formazione per insegnanti ed educatori. L'argomento di quest'anno era la legalità e io ho imparato moltissime cose da questo corso. In particolare sono venuta in contatto con un ambito che non conoscevo assolutamente, che è la letteratura per ragazzi. All'interno di questo corso ho scoperto un libro che in realtà è stato un best seller della letteratura giovanile, ma che io non conoscevo assolutamente, il libro che si intitola Non chiamatemi Ismaele, di Michael Gerard Bauer, uno scrittore australiano. E così, incuriosita, proprio perché stavamo organizzando come biblioteca una mostra che è stata in corso ed è ancora tuttora in corso, che si intitola I mestieri del mare, e così, parlando di Non chiamatemi Ismaele, naturalmente ho pensato subito a Moby Dick, quindi a qualcosa che col mare aveva in esso. Ho letto questo libro, e questo libro in realtà non parla assolutamente del mare, se non di ragazzi in un mare di guai. Affronta invece un tema molto importante, che è il tema del bullismo. E il libro mi è piaciuto molto, è scritto molto bene. E indubbiamente un rapporto con il classico Moby Dick di Melvin ce lo ha, perché il ragazzo appunto si chiama Ismaele perché il padre era un appassionato di Moby Dick. A quel punto ho pensato che quest'anno mi sarebbe piaciuto lanciare questa sfida ai ragazzi che partecipavano al laboratorio, cioè mettere a confronto queste due forme letterarie così distanti anche tra di loro, ma con questo filo comune. E allora da lì è nata la proposta. Dentro il libro di Bauer, Non chiamatemi Ismaele, i ragazzi disputano, fanno una gara di disputa. E questo mi è piaciuto molto, ho pensato che potesse essere interessante proprio per loro mettere a confronto disputando, cioè prendendo un po' le parti
e mettendo in evidenza i caratteri dei due romanzi. Questo è stato. Ringraziamo la dottoressa Cartaregia per il suo contributo, precisa e puntuale come sempre. Avrete dunque capito che si tratta di mettere a confronto due testi. Tutti conoscete o avete sentito parlare di Moby Dick di Melville, o perlomeno, anche se non avete letto l'intera opera, di mole veramente considerevole. Ne avrete letto dei brani e comunque ne conoscete la trama. Chi di voi ascoltatori ha seguito le 5 puntate di Letto per voi conosce anche Non chiamatemi Ismaele di Bauer. Edoardo ed io ve lo abbiamo proposto con qualche parte riassunta e con la lettura integrale di interi capitoli. Immaginerete comunque che i temi da trattare sono tanti e anche complessi. La discussione è già in corso. Mi avvicinerò ai vari team di lavoro. Anzi, ai team di dibattito, se vogliamo restare in tema col libro di Bauer. Vi ricordate la gara di dibattito del capitolo 22, quello intitolato Le quattro fasi di un'efficace confutazione? Ecco, pensate a qualcosa del genere, magari più informale, ma comunque una discussione accesa e sentita. Bene, i ragazzi sono tutti presi dal loro dibattito. Alcuni sono volti noti di persone conosciute durante il laboratorio dello scorso anno: Asia, Elisabetta, Andrea, Susan e Anna. Altri invece sono volti nuovi: Sara, Claudio, Letizia, Elena, Daniela, Awa, Sofia. Ma ascoltiamo che cosa hanno da dire. Nel romanzo Moby Dick si parla della caccia alle balene come un argomento molto importante. La caccia alle balene avveniva perché al loro interno avevano del grasso le balene, che veniva sfruttato per le lampade. Infatti, tutte le lampade per l'accensione sfruttavano questo strumento. Veniva estratto proprio sulla nave, sulle baleniere, e poi il cadavere della balena veniva buttato giù. Nel caso l'animale fosse un capodoglio, oltre a estrarre il grasso, si estraeva diciamo, da quella specie di bozzolo che ha sulla fronte uno spermacete, che si pensava avesse proprietà curative. L'antagonista del romanzo di Melville è appunto un capodoglio, che viene chiamato Balena Bianca, Leviatano, con molti nomi, però effettivamente è un capodoglio. Lo spermacete si pensava avesse proprietà curative, ed era per questo che veniva cacciato. Leviatano perché? Perché il Leviatano a livello mitologico sarebbe un mostro marino di dimensioni abominevoli, enorme, che appunto rappresenta la potenza di Dio. Il Leviatano nella Bibbia in maniera sia negativa che più positiva, mentre nel romanzo di Melville lo troviamo come un personaggio totalmente negativo. E ora, testo in mano, si procede alla lettura di un passo di Moby Dick. E quanto a quelli che, avendo in precedenza sentito parlare della balena bianca, per caso l'avvistavano. Quasi tutti costoro le avevano, al principio della faccenda, ammainato dietro, altrettanto audacemente e intrepidamente, come a qualunque altra balena della specie. Ma in seguito tante disgrazie seguivano questi attacchi, non limitate a polsi e cavigli slogati, ad arti rotti o a morsi mutilatori, ma fatali all'ultimo grado della fatalità. Che queste ripetute disastrose sconfitte, tutte accumulanti e rovescianti i loro terrori su Moby Dick, avevano assai contribuito a scuotere la fortezza di tanti coraggiosi cacciatori, ai quali la storia della balena bianca eventualmente fosse giunta. Lettura perfettamente in tema con le osservazioni precedenti. Scusa se mi inserisco, ma mi viene naturale farti una domanda. Hai parlato della balena, dimmi ora qualcosa di Acab. Allora, Achab è un personaggio con una grande sete di vendetta rispetto a Moby Dick, che è presentato nel romanzo come l'antagonista, però in realtà anche Achab stesso, che è il suo rivale alla fine, è un personaggio molto negativo, perché lo vediamo
appunto con una sete di vendetta enorme e diciamo anche controverso sotto certi punti di vista. Bene, ora proseguiamo. Questo gruppo, mi sembra di capire, è alle prese con l'altro romanzo proposto per il laboratorio. Si parla di Non chiamatemi Ismaele, di Michael Gerard Bauer. Ascoltiamo. Il protagonista di questa storia si chiama Ismaele, Ismaele Sogne. È un ragazzo di 14 anni, timido e goffo, a cui non piace stare al centro dell'attenzione. Mentre Ismaele, nel classico di Melville, è il personaggio coprotagonista di ACAB, curioso, maestro che per sfuggire alla normalità affronta l'oceano su una baleniera, i due personaggi condividono il nome, la paura. Nel classico di Melville, Ismaele, il protagonista, si mette in mare per cacciare la malinconia. Non si imbarca come passeggero e nemmeno come commodoro, come capitano o come cuoco, in quanto non ama le onorevoli e rispettabili fatiche, difficoltà o tribolazioni di qualsiasi genere esse siano. Quando si mette per mare, lo fa come semplice marinaio, per via del sano esercizio, in un ruolo che obbedisce alla universale legge che rende tutti gli uomini schiavi al mondo. In qualche modo lui sceglie il tipo di schiavitù, ossia il ruolo di semplice marinaio che deve obbedire ad un comandante, ma per questo perlomeno è pagato. La curiosità lo muoverà verso una crociera a caccia di balene. Quindi, da Ismaele, il timido 14enne, a Ismaele il marinaio. Un passaggio non da poco che richiede conoscenza delle due opere e capacità di approfondimento. E ora una presentazione generale del capolavoro di Melville. Moby Dick è un classico, è considerato un capolavoro della letteratura americana, scritto da Herman Melville nella prima metà del 1800. Narra le avventure del capitano Ahab alla ricerca della balena bianca Moby Dick per una vendetta personale. È un romanzo ricco di complesso che ha ispirato molti autori. Nel 1932 è stato in parte tradotto in italiano, per poi essere completato nel 1996. L'edizione da cui traiamo le nostre letture è stata curata da Cesare Pavese, un altro capolavoro. Il tempo non è indicato, è nel passato. Sono le descrizioni accurate, i personaggi e il loro stile di vita che raccontano la vita di bordo e a terra nei luoghi e nel tempo vissuti dall'autore. E ora si procede alla lettura di un passo di Moby Dick. Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa, non importa quanti esattamente, avendo pochi o punti denari in tasca e nulla in particolare che mi interessasse a terra, pensai di darmi alla navigazione e vedere la parte acqua del mondo. A modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la circolazione. Ogni volta che nell'anima mi scende come un novembre umido e piovigginoso, allora decido che è tempo di mettermi in mare, al più presto. Questo è il mio surrogato della pistola e della pallottola. Con un bel gesto filosofico, Catone si getta sulla spada. Io, cheto cheto, mi metto in mare. Non c'è nulla di sorprendente in questo. Se soltanto lo sapessero, quasi tutti gli uomini nutrono una volta o l'altra, ciascuno nella sua misura, su per giù gli stessi sentimenti che nutro io verso l'oceano. E quello appena letto è l'incipit del romanzo di Melville, che è proprio particolare. Sì, perché il narratore, che racconta in prima persona, non dice mi chiamo Ismaele, come succede in genere nei romanzi dell'Ottocento, quando si narra in prima persona, ma invece si rivolge direttamente ai lettori, con quel chiamatevi Ismaele, che crea subito un filo diretto e incuriosisce. Il racconto si apre sulle banchine di Manhattan e in giro per la città appare sull'oceano, i cui abitanti attirati dagli aghi delle bussole delle navi van dritti all'acqua. Tocca luogo i simboli americani, la spiaggia di Rockaway, il Niagara, in un inno all'acqua fonte di vita. Il protagonista passerà per Bedford alla via di Nantucket in cerca di imbarco. Piano piano il lettore entra nel mondo della gente di mare,
Una rassegna di locande e dei balenieri sarà questa l'occasione per descrivere modi diversi di vivere dell'esperienza, dell'oceano e filosofie di vita diverse da quella della protagonista. L'incontro con l'altro, il diverso, è in questo contesto di incontro tra mondi diversi assicurato. Sarà l'imbarco sulla baleniera Pequod, il cui scafo era annerito come la faccia di un grantaniere francese, che aveva fatto l'Egitto e la Siberia, a segnare il destino di Ismaele. La narrazione si svolgerà in prevalenza sulla baleniera di Aqab. Sarà a largo dell'isola di Giava che appare un esemplare di balena bianca. Avete appena sentito osservazioni sull'ambiente del romanzo di Melville. Qui invece si discute del romanzo di Bauer. Ti è stato assegnato come personaggio Barry Bagsley, l'antagonista del libro Non chiamatemi Ismaele di Michael Gerard Bauer. Tu che lo hai approfondito, sai dirmi qualcosa in più su di lui? Certo, innanzitutto Barry è il classico stereotipo di bullo che c'è in qualsiasi storia, quindi molto debole all'interno e molto aggressivo e di conseguenza molto aggressivo fuori. Barry è una persona che ama le sfide e però non ama allo stesso tempo il premio che ottiene. Ama molto di più diciamo il riscontro che ha con i suoi coetanei, con chiunque gli stia attorno. Dal romanzo alla realtà con i ragazzi, che discutono con la dottoressa Cartaregia e la professoressa San Martino. E secondo me però riguarda tanto il carattere della persona, cioè come reagisce. Io credo che la rete che si riesce a instaurare, la relazione con altri sia fondamentale. Questo assolutamente. E un'altra cosa che secondo me è una riflessione puntuale, questo meraviglioso, secondo me, romanzo. È che spiega bene il momento in cui riesce a essere più forte Ismaele. Cioè, al momento in cui lui organizza una vendetta perfetta, in una condizione in cui l'altro è messo all'angolo, quando davanti al pubblico, al momento delle preghiere, lui ha pensato una preghiera accusatoria del compagno, in un contesto dove nessuno poteva reagire e in qualche modo lui era protetto comunque dalla comunità, che per quanto silenziosa e omertosa in quel momento non poteva far finta di niente di fronte a eventualmente una sua preghiera accusatoria, col nome di Barry. Ecco, in quel momento lì si spiega bene il gioco degli sguardi. Visto com'è lo sguardo dell'altro nella storia minima che dice che io sono diverso, che la persona non si sente tale finché l'altro non glielo fa notare con lo sguardo. E lì lo sguardo è uno sguardo di superiorità, guarda in senso lato. un sguardo in senso lato, uno sguardo di una persona che ti fa sentire comunque debole, bene, si sentiva più forte perché era prepotente, perché agiva con la violenza, perché in quel momento quando c'era il confronto tra Barry, no? Che in quel momento era in difficoltà, messo all'angolo da Ismaele, a un certo punto Ismaele capisce che Barry è più debole di lui. E lo capisce quando si accorge che anche Barry ha qualcosa da perdere. E quel qualcosa da perdere era la madre al suo fianco. Esatto. Era l'unico legame affettivo a cui lui teneva e che gli era in qualche modo stato Ma che sottratto. cosa fa in quel momento? È La quello, dinamica è chiaro. quella, lui riesce a mettere... È quello. E quindi vede anche la madre, vede il rapporto che lui ha con la madre. È quello, ed è quello che viene detto anche qua, non della giustificazione, perché non lo giustifica per niente. Non lo giustifica, lo comprende, lo capisce. E questa comprensione vuol dire io approvo quello che hai fatto a me, anzi, non lo approvo, ma io in questo momento sono superiore a te, perché nelle relazioni non ho bisogno né della violenza, né del sopruso, né della sopraffazione per funzionare. Io sono una persona che riesce ad avere dei legami sani, legami forti con i miei amici e non uso queste armi, mentre te l'unica che sai usare sono queste.
la gestione di un potere legato alla violenza e alla forza, un gioco di forza, perché in effetti cosa scopre lui? Tanto che è un gruppo di amici, tanto è vero come si scioglie poi il momento della consegna dei diplomi, cosa fanno? Si mettono d'accordo per l'estate, si mettono d'accordo tra di loro per stare assieme, gli amici, suoi fidati, nasce un futuro di legami, no? Ed erano tutti ragazzi che tra loro in realtà avevano trovato affinità in un momento in cui si sentivano deboli, cioè nel momento della disputa nessuno di loro si sentiva abbastanza forte per poter sostenere un ruolo nella disputa. Invece è proprio la fiducia nell'altro, riuscire a essere d'aiuto nell'altro che in loro fa scattare la voglia di riuscire nella disputa e riescono. Un amico in difficoltà, no? Lui in effetti agisce e in quel caso vinceva ancora Barry, perché in questo caso non c'era la stessa forza, né fisica né mentale, non riusciva lui a agire con quelle armi, ed era sempre sconfitto. Ogni volta che ha tentato di contrastare sul piano appunto del gioco della forza e della fisicità, non riusciva mai. È riuscito in un momento in cui si è reso conto che esistono altre armi e una delle armi è leggere l'altro, capire effettivamente come mai l'altro funziona in questo modo. Immediatamente lui ha voluto sostanzialmente in quel momento tentare di colpirlo con l'arma che aveva, cioè la parola, e la parola lì era un'arma, in quel momento cambiava l'arma. Sul posto di lavoro hanno anche un prezzo per i datori di lavoro. Il prevaricatore potrebbe essere un capo ufficio caustico o un collega che trama nell'ombra, un uomo o una donna. Queste persone sono asfissianti, vogliono gestire ogni minimo dettaglio, mortificano altri con osservazioni negative e continue critiche, spesso umiliando la loro vittima davanti agli altri. È raro che si rendano conto di quanto sono scortesi o si scusino per il loro comportamento. Spesso prendono di mira lavoratori capaci, leali e ben voluti dai colleghi. La vittima tende a lavorare peggio, ne risente anche il rinvenimento dei colleghi che assistono passivamente. Le prevaricazioni possono portare i dipendenti a sentirsi meno leali verso il datore di lavoro e a lavorare con minore dedizione. Secondo un rapporto, queste sopraffazioni costerebbero all'industria del Regno Unito qualcosa come 3 miliardi di euro l'anno. Ecco, qui si vede che ci sono delle ricerche in corso sotto Regno Unito, avete detto. Mi ha colpito mia figlia che lavora in Inghilterra, lavora a Cambridge, che ha già cambiato due lavori nel giro di 3 anni, perché lì nel momento in cui tu hai imparato a fare delle cose, poi hai voglia di imparare dell'altro e quindi ti hai la possibilità, perché lì c'è la possibilità di cambiare lavoro e andare a imparare qualcos'altro da qualche altra parte. Una cosa che l'ha colpita, ha colpito tantissimo mia figlia, ma ha colpito anche maggiormente me, ed è forse è dovuto proprio al fatto di questa tensione che c'è e a queste ricerche, è il fatto che quando le persone stanno male fisicamente, nel senso che si devono mettere in mutuo, no? Il datore di lavoro non ha un atteggiamento punitivo, inquisitorio come è da noi, perché gli abbiamo dato atto a questo, nel senso la visita fiscale non esiste nel Regno Unito. Abbiamo ascoltato delle riflessioni sul bullismo, contestualizzate in riferimento a Non chiamatemi Ismaele. E ora, mi sembra di capire, si ritorna al romanzo di Melville. Acab era più interessato alla sete di vendetta più che all'uccisione vera e propria dell'animale. Il suo equipaggio lo reputava un uomo squilibrato, un uomo imprevedibile ed era temuto a causa del suo atteggiamento freddo e distaccato, ed era inoltre ricoperto anche di molti giudizi negativi che però non lo influenzavano particolarmente. Il suo intento, no, più che quello di uccidere l'animale, era quello di avere vendetta e di cercare un riscatto. Beh, il personaggio di Acab un po' spaventa, un po' incuriosisce. Ora però vorrei sentire qualche riflessione sul romanzo di Bauer.
Barry Bexley e Ismaele, dal punto di vista del loro carattere, che tipo di persone sono? Barry era il bullo che continuava a tormentare Ismaele, storpiandogli il nome e anche il cognome, e spesso tendeva a prendersela comunque con i più deboli e anche con il nuovo, quello che arriva dopo, James Scooby. Invece Ismaele tende a tenersi tutto dentro perché ogni volta che prova a reagire di solito Barry comunque lo batte. Poi però verso la fine riesce a tenergli testa e finalmente dopo tanto tempo che aveva progettato una vendetta che sarebbe riuscito a mettere in atto, si sente in colpa vedendo comunque che era riuscito a battere Barry e che era comunque lui il più forte. E poteva batterlo, si è sentito in colpa e quindi ha lasciato passare. Bene, tu hai letto sicuramente anche Moby Dick, ma dimmi un po', quali sono le possibili tesi, o meglio, i possibili punti di vista, di Moby Dick? Possiamo avere tre tesi. La prima è che Moby Dick è la metafora della vita, in quanto il viaggio compiuto dalla baleniera Pequod rappresenta il centro della vita dell'uomo. Durante questo viaggio, il costante pericolo di tempeste, la reale possibilità di naufragare e il doversi affrontare e affidare soltanto alle proprie forze rappresentano i problemi e i numerosi ostacoli da affrontare e superare durante la crescita. La balena bianca è infatti l'obiettivo che l'uomo insegue e non riesce a raggiungere, che spinge ad andare avanti, mentre il mare rappresenta l'ostacolo da superare, cioè la paura da vincere. Il secondo può essere che nel libro di Melvin si alternano la narrativa tipica dei romanzi d'avventura, la descrizione dei tratti scientifici, lo stile dei poemi. È stata fatta dall'autore per spiegarci il mondo caratterizzato appunto da un insieme di scienza, filosofia, epica, avventura, religione, utilizzando vari stili e armonizzando ed equilibrando il tutto come si addice a un classico. Il terzo può essere che Moby Dick è un libro biblico. Questo libro infatti è un esempio carico di elementi nautici e scientifici e anche religiosi. Il libro inizia con la frase "Chiamatemi Ismaele", ed Ismaele è appunto un personaggio forte e coraggioso nella Bibbia. Alla fine del libro, inoltre, Ismaele si salva aggrappandosi proprio alla tomba che si era fatta costruire dall'amico Queequeg. Inoltre, si potrebbe pensare che forse Achab e l'equipaggio sono morti perché hanno osato sfidare la volontà divina, facendo intuire forse nella lotta tra il bene e il male, quest'ultimo è rappresentato dalla balena e più in generale dalla natura, ma dall'uomo che vuole a tutti i costi dominare. Ora ritorniamo al romanzo di Bauer. Mi rendo conto che sto facendo fare a voi ascoltatori un po' di ginnastica mentale, perché sto saltando da un argomento all'altro, da un romanzo all'altro. Vi assicuro che però proprio qui sta il bello, soprattutto se si conoscono le due opere. E se non si conoscono? Beh, se non si conoscono, quale occasione migliore per incuriosirsi un po'? E anche per farsi trovare preparati nel caso in cui ci dovesse essere un'altra puntata. Quindi, come avevo annunciato, dopo aver parlato del romanzo di Melville, torniamo all'opera di Bauer. Ti è stata assegnata la descrizione della figura di Barry Bagsley, il personaggio antagonista del libro Non chiamatemi Ismaele di Michael Gerard Bauer. Tu che lo hai approfondito, sai dirmi qualcosa in più su di lui? Barry Bagsley è il bullo della scuola e insieme a due suoi compagni terrorizza alcuni suoi altri compagni che in apparenza sono più deboli. Il primo episodio di bullismo è stato al ritorno di una giornata di scuola. Ismaele, che è il nostro protagonista principale, camminava sulla strada di ritorno verso casa e all'angolo di una strada vide un ragazzo che era terrorizzato da Barry Bexley. Barry Bexley voleva prendere il cappello a questo ragazzo. Ismaele allora pensò di andare lì e dargli il suo. Inizialmente andò lì e gli disse: "Barry, ridai il cappello al giovane". Ma Barry non volette ridare il cappello. Quindi Ismaele diede il suo a Barry. Barry li prese entrambi e con gli altri due ragazzi giocarono
con questi due capelli come se fossero dei frisbee, e poi, quando si furono angosciati del gioco, li lanciarono nel fiume. E disse: ce l'abbiamo fatta, ragazzi. E questa frase fa capire che Barry Bexley non fa questo per sé, ma anche per farsi vedere dai suoi amici, per far vedere che lui è forte e che lui è coraggioso. Ma quindi Barry ha poca personalità e di conseguenza va meno valorizzato rispetto agli altri personaggi? No, Barry è un personaggio molto importante, perché comunque è diverso dagli altri. Lui sembra forte all'esterno, ma dentro è molto povero. Invece le sue vittime sono l'opposto di lui. E lui è anche desideroso di essere il capo di un gruppo. E proprio a tema, su quanto appena raccontato, ecco alcune interessanti riflessioni sul bullismo. Ma te cosa ne pensi del bullismo? Allora, io innanzitutto del bullismo penso che chi agisce, cioè che chi commette soprusi, commette comunque atti di violenza, o può avere una storia dietro, nel senso che in famiglia delle situazioni che possono essere comunque dei disagi, che quindi comportano un certo comportamento, detto, e quindi sono più comprensibili di quelli che comunque lo fanno scelta. C'è gente che ha caratteri diversi, nel senso che c'è gente più forte e c'è gente che è meno forte. Beh, sì, però cosa vuol dire? Che allora i meno forti se la prendono con i più forti a livello di carattere? Non ha senso. No, però tu comunque avendo un carattere che è più forte magari non riesci a comprenderlo. Cioè, se tu ti mettessi nei panni di uno che è meno forte, che comunque non riesce a capire una situazione... Sì, allora fai come Acab, che sono morti tutti tranne che uno. Tusci. Io ho letto un libro che si chiama Non chiamatemi Ismaele, dove il protagonista, che è vittima di bullismo, riesce a ricavarne qualcosa di buono. Allora, questo del fatto di ricavarne qualcosa di buono è vero, però cioè, il gioco non vale la candela, secondo me. Come avrete capito dai vari interventi colti al volo durante le attività di laboratorio, tanto è stato fatto, ma tanto si può fare, e soprattutto dire, sui due romanzi da un punto di vista propriamente letterario e per quanto riguarda i temi trattati. Vi lascio con due riflessioni colte non in questo laboratorio, ma a Borgo Fornari, nella redazione di Radio Jeans, dove abbiamo registrato le puntate di Letto per voi. Si discuteva sulla lotta di Acab e la balena bianca, e ad un certo punto qualcuno ha fatto questa osservazione. Dove sta scritto che il capitano rappresenta il bene e Moby Dick il male? La situazione può essere completamente rovesciata. La balena rappresenta la forza della natura, e nella sua potenza, scenograficamente ben presente nelle pagine che la descrivono, anche la bellezza della natura. Acab è l'uomo, un nulla rispetto alla natura, che fa il suo corso, che non può essere dominata e imbrigliata da nessuno, che fa il suo corso senza neanche fare caso ai danni che può procurare. Forse questa è una visione un po' leopardiana dell'intera storia, ma merita di essere approfondita. La seconda riflessione è più leggera, riguarda l'uso delle parole. La lettura che Edoardo ha fatto della prima e dell'ultima pagina del romanzo di Bauer sottolinea la situazione iniziale completamente capovolta rispetto alla situazione finale. Rileggete le due frasi, facendo molta attenzione alla punteggiatura. Il protagonista all'inizio del romanzo dice «Non chiamatemi Ismaele» e subito dopo spiega con il suo racconto perché odia il suo nome, perché si sente insignificante e tutto il resto. Il romanzo però termina con la frase «Chiamatemi Ismaele», con la quale Kate, la ragazza che piace al protagonista, lo invita ad una festa insieme a un amico. Non conosciamo il resto della storia, perché il romanzo finisce lì, ma possiamo immaginare un'altra avventura, un'avventura diversa rispetto a quello che abbiamo letto, anche perché il protagonista è cambiato. Quello che ha subito lo ha in qualche modo formato. Ismaele è risultato il più forte, ha battuto il bullo scegliendo la strada del perdono, non quella della vendetta,
In quel chiamatemi Ismaele c'è il sapore della vittoria, il senso dell'amicizia, della condivisione e anche la felicità dell'attesa di qualcosa che deve ancora succedere. Su queste riflessioni vi saluto e vi invito a contattarci se volete partecipare al dibattito. Biblioteca universitaria o sede di Radio Jeans di Borgo Fornari. Da Beatrice è tutto, a risentirci.